Sale a quota 83% il numero dei partecipanti al sondaggio quotidiano di Sky TG24 che si dice d'accordo con la proposta della Lega Nord per l'inserimento del reato di immigrazione clandestina nel disegno di legge sulla sicurezza. Cittadini in sintonia con il Carroccio, dallo stesso sondaggio condotto ieri era infatti emerso che addirittura l'84% dei partecipanti approvava anche la tassa sull'immigrazione contenuta nel medesimo disegno di legge. Un sonoro schiaffo a tutti coloro che hanno duramente criticato la linea leghista che vuole condurre unicamente verso la giustizia e la legalità, mentre invece viene fraintesa e tacciata di razzismo. Ma il capogruppo della Lega Nord alla Camera Roberto Cota a spiegare come a nulla servano queste facili strumentalizzazioni, a sottolineare come chi contesta i contenuti del disegno di legge viva ad una distanza siderale dalla gente comune che sente invece come una necessità l'intervento del governo per fermare l'invasione che sta avvenendo nelle nostre città. Quella dunque che per la Conferenza Episcopale Italiana è un accettabile balzello che rivela un'aberrante criminalizzazione del fenomeno migratorio è invece una tassa che esiste già in tutta Europa ed è ritenuta necessaria dai cittadini italiani, anche loro soggetti a contributi per il rinnovo del passaporto, ad esempio. Una polemica che non scalfisce il lavoro della Lega Nord, che continua ad operare sul fronte sicurezza e che si dice pronta a dare battaglia per affermare il diritto dei cittadini italiani a sentirsi padroni a casa propria.